È giunto il momento di parlare di Star Atlas, il videogioco play to earn di nuova generazione in sviluppo presso Automata Incorporated. Al momento in cui scrivo è in fase pre-alpha e si prefigge di essere il primo crypto game AAA. Prima di continuare, è giusto parlare di blockchain, NFT e play to earn, al fine di rendere il video più chiaro possibile. Blockchain significa letteralmente catena di blocchi. È una rete informatica di nodi che gestisce in modo univoco e sicuro un registro pubblico composto da una serie di dati e informazioni, come ad esempio le transazioni, in maniera aperta e distribuita, senza che sia necessario un controllo centrale. NFT sta per Non Fungible Token, ossia token non fungibile. Si tratta di una particolare tipologia di crypto asset, presente già dal primo crypto boom, ma che ha preso piede a livello mainstream solo nei primi mesi del 2021. Se tecnicamente un NFT è un asset univoco registrato sulla blockchain, nei fatti possono essere opere d'arte, brani musicali, personaggi di videogioco o addirittura un piano assicurativo. Grazie alla blockchain, il creatore e il proprietario del singolo NFT sono scritti su pietra e registrati indelebilmente nei metadati. Nei metadati dell'NFT tutti possono vedere l'indirizzo di chi ha creato e di chi ha acquistato. Non sono previsti nome e cognome per un motivo di privacy. Per questo gli NFT sono anche antifrode. La loro proprietà è facilmente trasferibile attraverso una vendita o un invio trasparente. Se fino a qualche tempo fa guadagnare giocando era quasi un sogno, grazie alla blockchain e NFT potrebbe essere realtà. Questi tipi di giochi, ad essere precisi, hanno già una storia alle spalle. Già nei primi anni 2000 esistevano dei giochi che permettevano lo scambio di oggetti in-game. Alcuni decidevano di farsi pagare con la moneta di gioco, mentre altri decidevano di farsi pagare con soldi reali. Questo sistema però lasciava molto a desiderare. Infatti, gli oggetti non erano davvero posseduti dal giocatore. Se i produttori del videogioco chiudevano i server, allora tutti i progressi andavano perduti. La blockchain, e in particolare i non fungible token, risolvono questo problema. Se possiedi un NFT, vuol dire che quell'oggetto è indiscutibilmente tuo e continuerà a esserlo fino a quando non lo vendi. Da questo concetto sono nati i videogiochi play to earn, dove i tuoi risultati non spariscono quando elimini l'account, ma rimangono sempre sulla blockchain. Che cos'è Star Atlas? Anno 2620. In un universo futuristico, tre fazioni sono in continua lotta per impadronirsi della galassia e delle sue risorse. Anche se anni prima è stata dichiarata la pace, ognuno si sente libero di violare la legge, non mantenendo accordi commerciali o assaltando navi da carico per poi farle sparire nelle profondità della galassia. In questo universo l'equilibrio è precario ed è mantenuto solo in alcuni settori, mentre in tutti gli altri nessuno si può dire al sicuro. La prima cosa da fare su Star Atlas è scegliere a quale fazione appartenere, membro dell'Alleanza Umana, creatura aliena o cyborg. È l'acronimo di Manus Ultimus Divinum, ultima mano divina, ed è l'alleanza di varie nazioni umane provenienti dalla Terra. I terrestri, dopo aver prosciugato le risorse del loro pianeta madre, hanno deciso di colonizzare altri pianeti. I Mood sono molto potenti a livello industriale e hanno a disposizione potenti astronavi in grado di compiere viaggi interstellari molto lunghi, ideale per trasportare merci per tutta la galassia. Sono la fazione dei Cyborg con una storia alle spalle non ben definita. Ci sono varie teorie sulla loro creazione, quella più accreditata però parla di una potentissima intelligenza artificiale che si è divisa creando dei corpi robotici con una coscienza propria. Sono degli ottimi commercianti e costantemente alla ricerca delle proprie origini. Le loro navi sono delle fortezze impenetrabili, ma nonostante le loro grandi dimensioni sono estremamente manovrabili. Difficilmente, se si ingaggia un combattimento contro una loro nave, si esce vincitori. La regione Oni è composta da un'alleanza di razze aliene dalla forma antropomorfa, ma ciò non ha impedito loro di imparare e convivere tra diverse culture e diventare degli ottimi diplomatici. Gli Oni hanno a disposizione la miglior tecnologia radar della galassia e sono alla costante ricerca di nuove forme di vita da studiare. Hanno delle navi ottime per le ricognizioni grazie alla loro tecnologia stealth molto avanzata. Galassia divisa per zone. Per rendere più semplice l'apprendimento del sistema di gioco, l'intera galassia è stata suddivisa in tre zone che si differenziano per la loro difficoltà e accessibilità.
Nella prima zona, dopo aver scelto la propria fazione, il nostro personaggio si ritroverà in un settore controllato saldamente dai nostri compatrioti. Il settore iniziale è sicuro e non si rischia di perdere nessuno dei nostri possedimenti. Tuttavia è anche ricco di NPC, ovvero non player character, quindi ci saranno poche risorse e pochi pianeti liberi, dove stabilire le nostre operazioni commerciali o di ricerca. Si possono fare le nostre prime esperienze di crypto gaming direttamente in questa zona. Dopo aver preso confidenza con la galassia di gioco, ci si potrà avventurare nel secondo settore. Questa zona viene costantemente pattugliata da mercenari, ma non è sicura come la zona iniziale. Sarà facile imbattersi in navi pirata o mercenari avversari, che non esiteranno ad attaccare. Fortunatamente le nostre navi non possono essere distrutte completamente, il che vuol dire che i nostri asset sono al sicuro. L'unica cosa che dovremo probabilmente pagare sono le operazioni di riparazione. La terza zona, anche detta terra di nessuno, è quella più ricca di ricompense, ma di altrettanti pericoli. Ci sono molti pianeti ricchi di materiali preziosi, ma non c'è alcun meccanismo di protezione. In questa zona tutto quello che ci verrà distrutto sarà definitivamente perso. È bene ricordare che in questo gioco quasi tutti i nostri asset sono NFT, ma non sono permanenti. Se una base viene distrutta, allora i nostri NFT vengono eliminati e persi per sempre. Prima di proseguire, è bene spiegare che cos'è Solana. Solana è una piattaforma di calcolo decentralizzata che utilizza Sol per il pagamento delle transazioni. Solana mira a migliorare la scalabilità della blockchain, utilizzando un consenso basato sulla prova di cronologia. Di conseguenza, Solana afferma di poter supportare 50.000 transazioni al secondo senza compromettere la decentralizzazione. Nella galassia di Star Atlas, dove vi sono queste tre fazioni in continua lotta, la blockchain non è solo un mezzo per eseguire le varie transazioni, ma è una parte integrale del gioco. Durante le esplorazioni ci si troverà a passare attraverso città, mercati e miniere. Ognuno di questi luoghi è direttamente collegato a un elemento della blockchain. In sintesi si può affermare che Star Atlas è la rappresentazione grafica 3D della blockchain di Solana. Per esempio, se studiamo la prima zona della galassia, quella controllata appunto dagli NPC, le altre due zone saranno gestite come delle organizzazioni decentralizzate autonome, DAO, dove vi saranno delle leggi fatte dai membri dell'alleanza. Se si vuole far parte dell'organizzazione, bisognerà necessariamente acquistare dei token, altrimenti saremo soltanto un semplice passante. Questo comporterà il pagamento di tasse di passaggio e altro per commerciare in quel luogo. Tutto sarà deciso dai giocatori e questo potrà portare la determinata zona al successo o al fallimento, nel caso che le tasse siano troppo alte da impedire di fatto lo svolgersi delle attività commerciali. L'economia di Star Atlas gira attorno a due token. Atlas, utilizzato per le transazioni di gioco, rappresenta la moneta vigente in game. Essendo di natura inflazionaria, avrà un valore variabile nel tempo. L'inflazione verrà inizialmente controllata dal team di sviluppo di Star Atlas. In seguito, il controllo dell'economia passerà alla DAO e alla governance decentralizzata. L'obiettivo è arrivare allo sviluppo di un algoritmo che regoli l'inflazione di Atlas automaticamente. Polis è il token di governance, ovvero l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione di una società. Questo token verrà fornito direttamente dal team di sviluppo agli individui di spicco della community di Star Atlas, per esempio ai capi delle alleanze, e a chi si interessa di più allo sviluppo dei videogiochi play to earn o alla community crypto. Chi detiene Polis avrà la possibilità di determinare il futuro di Star Atlas e le strategie migliori per espandersi nel mondo crypto. È quindi un token che non viene utilizzato per le transazioni in game, ma ugualmente importante. L'altro pilastro dell'economia di gioco sono gli NFT, i quali saranno disponibili in vari livelli divisi per rarità. Atlas è un token inflazionario, mentre materiali, astronavi e membri dell'equipaggio sono token non fungibili. Ciò sta a significare che possono essere scambiati, venduti e comprati, ma possono anche essere distrutti e bruciati. Quando un NFT viene perduto, si genera altra domanda per quello specifico NFT. Questo scongiura uno degli effetti che tutti gli MMORPG temono, ovvero un'economia stagnante dove tutti i giocatori non sanno più come spendere il loro denaro. In questo modo il giocatore avrà sempre qualcosa da fare e non si rischierà di avere un'economia di gioco stagnante. È stato deciso di rendere non fungibili gli oggetti di gioco per poter creare un'economia deflazionaria.
Uno dei problemi di Star Atlas, ma anche di altri giochi play to earn, è la barriera di entrata. Molti giocatori si scoraggiano quando vedono che per giocare c'è bisogno di pagare e di acquistare asset non fungibili che potrebbero perdere nel tempo per sempre. Per incoraggiare i possibili giocatori, viene incontro a loro un sistema di alleanze e di gilde. Il sistema offre ai giocatori un modo per condividere tutte le risorse, compresi gli NFT, affidando a ciascun membro della gilda benefici ma anche responsabilità. Un capogilda importante, infatti, potrebbe reclutare nuovi membri offrendo loro delle astronavi in prestito, addestrandoli e facendoli crescere nel mondo di gioco. In cambio, i giocatori offrono una parte delle loro ricompense alla gilda che li ha cresciuti, fino a quando non possono permettersi un'astronave nuova di zecca. In questo modo il giocatore avrà meno pressione nel timone nel giocare e intraprendere nuove sfide. L'uscita di Star Atlas è ancora lontana, anche perché l'implementazione 3D della blockchain, quindi il gioco, è solo agli inizi, anche se le fondamenta sembrano già abbastanza solide. Come progetto, sulla carta, risulta essere molto affascinante. Potrebbe essere un gioco rivoluzionario, per via della sua economia di gioco, che più di ogni altra cosa si avvicina al mondo reale. Tutto però sarà in mano agli sviluppatori e alla direzione che vorranno dare al gioco post-lancio. Se fino ad ora le cose possono essere molto affascinanti e futuristiche, nessuno ci assicura che post-lancio le cose continueranno ad essere così. Tutto dipenderà da come verrà implementato l'algoritmo che gestirà in modo autonomo l'economia in-game. Dovrà essere perfetto e privo di bug che possano avvantaggiare in qualche modo qualche giocatore furbetto. È bene ricordare che giochi di questo genere sono nuovi e vanno a toccare qualcosa che è sì digitale, ma che ha un suo effettivo valore per chi lo ha creato. Spero che questa tipologia di giochi venga sfruttata nel migliore dei modi, perché sarebbe sempre una nuova innovazione, in un settore che cerca sempre di spingersi più in là. Ma la mia paura è che i publisher utilizzino questo nuovo modo di sviluppare in maniera pessima, portando allo sfinimento il giocatore almeno finché la cosa non si stabilizzerà e saranno costretti a sistemare il tutto. Detto questo, fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di questo progetto, se per voi è un gioco che non vale la pena di essere preso in considerazione perché magari lo considerate uno scam o altro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e noi ci becchiamo a un prossimo video.